dirlo alla gente, sei candidato. Ma lei si no, fa... No, sei candidato. Ma io sarò. Sei candidato. E che non significa? Sei candidato, e che perché significa? Non ti puoi candidare. E che significa? Diglielo alle persone. Ma che significa? Ma perché non glielo dici? Significa. Dica invece se è candidato, onorevole. Lei dica se può essere candidato. Lei, perché lei continua a prendere in giro la gente. Il signore, non prendi in giro. Lei non prendi il signore. Il signore. Il signore. Il signore. Eh no, perché il signore che parla di ecologia, di personale. Sono un dipendente dell'aeronautica che faceva il cameriere. Cameriere di quattro livelli. Qual è il problema? Io certo non ho mai avuto la possibilità di venire a sentire. Ma non si arrabbi. In quel luogo chiuso. Ma lei non si arrabbi, mi faccia parlare. Mi faccia parlare. Ma mi faccia parlare, insomma. Come al solito lei arriva. E che vuole dire che io ho fatto il cameriere, ma qual è il problema? Ma lei che lavoro ha mai fatto nella sua vita? Lei che lavoro ha mai fatto nella sua vita? Lei non ha mai lavorato nella sua vita? Io sono orgoglioso di aver fatto il cameriere. Lei non ha mai fatto un cavolo nella sua vita. Ma si calmi. Datela la camomilla. La gente di Taranto vuole le risposte. Lei dica che cosa ha mai fatto nella sua vita, che non ha mai fatto nulla. Non ha mai fatto nulla. E vediamo se ci riesce. Sicuramente. Della provincia di Taranto. Ma vita fa parlare. Io in Costa non ci sono mai stato, caro onorevole. A testa alta sono andato, da innocente. Onorevole, per favore. Non fai paura, a me non me ne fai paura. Non me ne fai paura. Sappi che paura a me non me ne fa. No, io non te penso proprio. Perfetto. Non te penso proprio. Io non la penso proprio. Quale laurea c'ha lei? Cos'è l'ambiente? Lei, quale laurea? Lei ha preso la laurea a tempo perso nel carcere. Di che cosa stai parlando? Quale laurea c'ha? Che non ci sei. Io la laurea. Qual è il problema? Mi spieghi qual è il problema? Continua a essere un falso. Dovresti stare da qualche altra parte. Tu dovresti stare in un circo equestre. Perché dice fesserie. Non ti permetto di offendere. Ma stai dicendo delle cose. Allora non ti permetto di offendere. Allora di la verità. Perché non ti dica che la verità. Va bene? Sì, vabbè. Ma tu sei venuto qui per fare che cosa, scusami? Per dire ai cittadini chi è lei. Sì. Per dire ai cittadini a me chi no. è lei. Guarda, la gente mi conosce a me, conosce pure a te. Sì, hai capito bene, a me mi conosce, ma conosce pure a te, caro mio. Conosce soprattutto io a te. Soprattutto, e se poi vediamo se ci riesci. Quali sono invece le linee programmatiche? Su quali presupposti, principi pensate di svolgere la vostra azione amministrativa nell'eventualità di un successo elettorale? Quello di mandare a casa questi signori perché hanno preso in giro per 5 anni il popolo della provincia di Taranto. Io sto cercando di far comprendere al cittadino che la persona che rappresenta la provincia di Taranto come assessore il cameriere ha tirato lei, l'ha tirato. Qual è il problema? L'intelligenza quella. Non si compra l'intelligenza delle persone. O uno ce l'ha il cervello nella mente o non ce l'ha. Allora, assessore Conserva, l'onorevole Cito ha fatto riferimento alla questione alghe che ha interessato il versante occidentale della provincia di Taranto, ha parlato di 1.400.000 euro. Allora, le cose come stanno di fatto? Onorevole Cito, purtroppo ha informatori che evidentemente non sanno leggere o non capiscono nulla né di amministrazione né di politica. La provincia di Taranto ha finanziato su sollecitazione dei comuni della provincia del lato 1, dove il sindaco Tamburrano e il presidente hanno fatto una richiesta di finanziamento per la questione della pulizia delle alghe sui litorali. La provincia ha semplicemente stanziato 1.400.000 euro che va data al lato 1 a rendicontazione di lavori effettuati. Non ha dato al lato 1 1.400.000 euro. Quindi sono da erogare in funzione del lavoro. È difficile far capire a chi, insomma, forse di politica e di amministrazione, pur con la laurea, non capisce. 1.400.000 euro sono stati stanziati. Ma perché ti esprimi? È la provincia di Taranto. Ma c'è che di essere. Abbi rispetto dei telespettatori. Almeno questo. Stanziati. Mo che parlo io, Stanziati. Quindi noi abbiamo finanziato con 1.400.000 questo progetto che il lato 1 ha presentato.
Di 2,5 milioni non so di che cosa parla, onorevole, perché non esiste da nessuna parte questa cifra. Il 1,4 milioni deve essere eventualmente elargito a rendicontazione, cioè quando lato 1 avrà dimostrato di aver speso eventualmente quanto ha speso di soldi. Quella è una disponibilità, diciamo, massima di... Devo dire che io sarei il millantatore e lei non chi è? Non sai che parli, io sono il cameriere che viene a servire a te in carcere. Ma il cameriere... Questo signore, questo individuo politico, pensa di farmi... persona? No, individuo, perché lei mi ha detto, mi ha chiamato millantatore, quindi certo. Da allora io parlo perché con un individuo. Perché dici cose che non sai, io che parlo con un individuo. Parlo con un individuo. Perché non dice alla gente persone... se sei candidato o no? Dillo alla gente, sei candidato? Ma lei si no, fa... No, sei candidato. Ma io sarò... Sei candidato? E che non significa? Sei candidato, perché significa? Non ti puoi candidare. E che significa? Diglielo alle persone. Ma che significa? Ma perché non glielo dici? Ma l'ignoranza sua ha toccato proprio il fondo. La mia ignoranza è sicuramente... Perché lei ignora tutta la materia. Io ignoro le persone. Io so soltanto che questo signore... Siccome il cameriere l'ha tirato lui, non lo sì, non è un problema, non è un'offesa. Questo signore che va alla provincia io di... Io ho la partita IVA, caro mio. Cosa hai fatto mai nella tua vita, tu? Io cosa ho fatto nella mia vita? Cosa hai mai fatto? Dimmi un lavoro che hai fatto, dimmi un lavoro che hai fatto. Dimmi dimmi un giorno di lavoro che hai fatto. Io? Fammi vedere una busta paga, una tua busta paga, fammela vedere. Una mia busta paga? Sì, da lavoratore. Da lavoratore, fammela vedere. No, l'hai mai avuto una busta ma paga? Ma a coritare, vai. L'hai mai avuto una busta paga? Capisco. Ma che ti faccio paura, ma... perché sai che non vincerai mai. Allora, perché non dici alla gente pensione... se sei candidato o no? Dillo alla gente, sei candidato? Ma lei si no, fa... No, sei candidato. Ma io sarò... Sei candidato? Che non significa? Sei candidato, e che perché significa? Non ti puoi candidare. E che significa? Diglielo alle persone. Ma che significa? Ma perché non glielo dici? Ma che ti faccio paura, ma... perché sai che non vincerai mai.